Buongiorno carissimi utenti, ecco appunto nelle immagini la Pro Terzigno che oggi incontra l'Arsenal, la squadra verde e rossa nelle immagini della Pro Terzigno del presidente Casillo. Oggi cerca di nuovo la vittoria a 5 punti dalla zona playoff, può essere determinante questa partita per poter riuscire ad agganciare la zona playoff. Scende in campo con Ingenito, Romano, Annunziata, Cesarano, Guglielmo Di Donna, La Cerra, Federico Valerio, De Carlo, Miranda, Boccia, Palumba, Federico Guglielmo, allenatore Teodoro, presidente Casillo, segretario Cozzolino, vicepresidente Teodoro, preparatore atletico Izzo. L'Arsenal invece scende in campo con Petrelli, Porpola, Garaffa, Giraulo, Capezzuto, Palumbo, Saggese, Iacoletti, Somma, Gioia, Gorga, De Caro, Borrello, Genovese, Petrelli, Brigantino, allenatore Pinto. A momenti dovrebbe iniziare la gara. Ed ecco nelle immagini la squadra biancorossa dell'Arsenal che batte l'inizio della gara. Sul pallone il numero 10 Gioia. Un girone molto equilibrato quello dove gioca la Pro Terzigno. Ed ecco appunto che la squadra di casa cerca con il pressing di poter subito recuperare palla. Fa molto bene ad esercitare il pressing, infatti ruba palla, riuscendo così a centrocampo a spostare la palla sul laterale sinistro. C'è l'avanzata della Pro Terzigno, il cross in area di rigore, attenzione, c'è la possibilità, prima azione degna di nota della compagine della Pro Terzigno che va vicino al gol con il tridente del Carlo Miranda Ruocco. Ancora la Pro Terzigno in azione. Ed ecco appunto il numero 11 Ruocco che cerca di contrastare il pallone. C'è una deviazione, rimessa laterale. Rimessa laterale battuta con la Pro Terzigno che cerca di allungarsi in area di rigore. Effettua sempre il pressing. L'Arsenal avanza, pallone a Gioia, si cerca una triangolazione, il tiro finale termina sul fondo con l'ottima giustamente difesa della Pro Terzigno che sta bene a guardare, a salvaguardare la difesa. Ecco il numero 6 appunto Di Donna, uno dei punti strategici dell'area difensiva. Ecco le immagini Di Donna, poi c'è appunto il numero 2 nelle immagini Romano, grande giocatore, grande terzino destro, tanto pallone a centrocampo. Il Pro Terzigno cerca di poter rubare la palla, fa molto bene, bravissimo, il numero 9, ossia De Carlo. Ancora De Carlo in gioco, il lancio in profondità per l'arbitro. Attenzione, vediamo cosa succede, l'arbitro decreta una rimessa laterale, la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco probabilmente. Vediamo cosa decreta l'arbitro, una punizione a favore della Pro Terzigno. Batte proprio il numero 6 Di Donna. Pallone sul laterale sinistro. Avanza la squadra di casa, la finta, la triangolazione, bellissima questa giocata per il numero 3 Annunziata, era la palla. La Pro Terzigno va di nuovo vicino al gol. Fondo area, batte l'Arsenal, pallone che è troppo corto. La Pro Terzigno alla meglio con il numero 2 Romano. Poi c'è il numero 9 appunto De Carlo. Pro Terzigno che cerca di poter riuscire a resistere e ad effettuare, esercitare il pressing nelle migliori condizioni possibili. Lo fa molto bene, riuscendo in questo modo a coprire l'area di rigore. Vedete come appunto la difesa della Pro Terzigno si libera molto bene. La Cerra. Ed ecco il pallone numero 9 De Carlo. Il tacco di De Carlo. Con le immagini il numero 7 De Carlo cerca di rubare palla, lo fa molto bene, pallone a centrocampo. Il numero 8 Federico Valerio, passaggio arretrato, la Pro Terzigno cerca di lanciarsi in avanti tentando espressamente di gioco in orizzontale, sfera che torna al numero 7 La Cerra, cerca una triangolazione. La triangolazione, la palla in area di rigore. Sfera poi al numero 6 Di Donna. Palla troppo lunga, ma un'azione degna di nota che offre la possibilità di poter sbloccare il risultato. Fondo area.
batte il numero 1 Petrelli. Il destro, pallone a centrocampo, di nuovo la Protersigno che è scesa in campo molto determinata. Si cerca un passaggio in allungo, Protersigno che avanza, la palla sul laterale destro per Romano, il cross in area di rigore, l'opportunità vicino al gol di poter passare in vantaggio, ci ha provato. Ecco nelle immagini il numero 9, appunto De Carlo. Poi abbiamo il numero 10, appunto Miranda, quindi Miranda nelle immagini. Pallone appunto per Miranda. La sfera De Carlo, De Carlo, De Carlo, il tiro di De Carlo. Grande gol, grande gol, la Protersigno passa in vantaggio. Bellissimo questo gol, un gol davvero professionale. De Carlo impiega l'interno destro per spiazzare il portiere che subisce il primo gol. Protersigno 1, Arsenal 0. La Protersigno va in vantaggio. Quindi la Protersigno passa in vantaggio. Bravissimo il numero 7, Lacerra. E si respira adesso un'ottima aria sulla panchina della Protersigno. Ecco la panchina della Protersigno, si respira un'ottima aria dove in realtà il risultato di 1-0 lancia ottime speranze per poter raggiungere il gruppo dei playoff. Quindi la Protersigno è un avversario per le compagini, per le squadre che sono situate nella zona playoff, con questi tre punti davvero rimedia praticamente la distanza tra l'area playoff e la propria posizione, portandosi, attenzione, intanto scatta il De Carlo, pallone per Miranda, passaggio arretrato, di nuovo fallo, attenzione, l'arbitro fa continuare e l'Arsenal si avvia verso l'area di rigore. La palla viene fermata da Lacerra. Ed ecco appunto Miranda. Poi abbiamo il numero 8, Federico Valerio. Passaggio arretrato al portiere Ingenito. Sfera per Romano. Come ho detto, la Protersigno è scesa in campo molto determinata, dando la possibilità praticamente all'attacco di andare subito al gol. La difesa è stata lungimirante e altrettanto tattica. Pallone al numero 2 Romano ed ecco la sfera appunto a Miranda, il cui destro termina al numero 7 Lacerra. Scivola il calciatore, poi prende di nuovo il pallone, attenzione, il cross in area di rigore, la possibilità di raddoppiare il risultato, c'è una deviazione ed è corner. Grande Protersigno, grazie anche all'impegno della società guidata dal presidente Casillo, che è riuscito a costruire una squadra all'altezza, una squadra in pratica molto competitiva in questo campionato, che può far vedere il calcio spettacolo al pubblico che viene a seguire la domenica la partita. Fallo, punizione, punizione dell'arbitro. Ecco Ruocco in azione, cross in area di rigore, l'arbitro fischia un fallo, Arsenal in azione. C'è una deviazione, rimessa laterale. Ecco nelle immagini il numero 10 Miranda.
Ecco appunto il numero 9 De Carlo. Fallo intanto, punizione. Punizione a favore della Pro Terzigno. Verde Rossi in azione di gioco. Si continua a mietere il gioco da parte della Pro Terzigno che avanza. Il cross in area di rigore. La possibilità di poter raddoppiare il risultato grazie a questa manovra offensiva di calcio da parte della Pro Terzigno che va vicino al gol grazie al numero 7 La Cerra, che sta disputando una grande gara. Fondo area, batte il numero 1 Petrelli. Arsenal in azione, la Pro Terzigno in azione, pallone in verticale, sfera che termina fuori, rimessa laterale per l'Arsenal. Benissimo questa deviazione di Federico Valerio, eccolo nelle immagini, ottima la sua intuizione. Biancorossi in azione di gioco e poi c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione a favore della Pro Terzigno. Una Pro Terzigno che in realtà è stata costruita per disputare un campionato competitivo, una Pro Terzigno che è stata costruita anche, è stata rafforzata nel mese di dicembre con l'arrivo di nuovi innesti, quindi una squadra che è guidata da una società molto ambiziosa. Intanto c'è un fallo, punizione per l'Arsenal. Punizione per l'Arsenal, un Arsenal che in questo momento perde per una rete a zero. Grazie ad una Pro Terzigno molto tattica, grintosa, determinata. Intanto il cross, c'è una deviazione, la difesa gestisce bene il pallone in area di rigore. Rimessa laterale per la squadra dell'Arsenal che avanza, la sfera al numero 9, Somma. Il cross, deviazione, la difesa della Pro Terzigno è molto forte, è molto determinata, è molto pragmatica. Riesce in realtà, vedete c'è il numero 6 che rappresenta la colonna vincente di Donna, poi c'è il numero 5 Giuliano. Si crea un mucchio in area di rigore per difendere questo risultato. Il cross, l'Arsenal perde palla e poi si rilancia in avanti. Miranda lancia il tiro, spazza la palla fuori per De Carlo. Sfera in out. Rimessa laterale bianco-rosso. Arsenal in avanti. Svetta di testa. Fallo, attenzione, punizione. A terra. Si chiama l'assistenza infermieristica. Interviene l'assistenza infermieristica che va a offrire cure al calciatore atterrato in questo momento. A terra Federico Valerio. Ma secondo l'arbitro è punizione a favore dell'Arsenal. Batte il numero 3 Garaffa. Garaffa in azione, il sinistro, pallone in area di rigore, bravissimo il portiere Ingenito che con il suo salto riesce a intrappolare il pallone. Intanto attenzione, c'è un errore di deviazione all'indietro, pallone che però viene recuperato dal portiere Petrelli. Arsenal in azione, pallone al numero 3 Garaffa, il sinistro, il lancio in profondità per il numero 10 Gioia, tiro finale del numero 11 Gorga, sfera che termina sul fondo, fondo area. Come on.
Ingenito. Batte il fondo area. Il destro. Pallone a centrocampo. Svetta di testa. Il giocatore verde rosso ed ecco De Carlo che difende il pallone. Pallone in out. Rimessa laterale. Sul pallone La Cerra. Poi il numero 2, Romano, se ne incarica di battere questa rimessa laterale. Stop di petto, il passaggio di De Carlo viene deviato dai biancorossi. Eccolo nelle immagini De Carlo, uomo di punta per la Pro Terzigno. Eccolo nelle immagini. Ecco ancora in azione De Carlo, svetta di testa, pallone ai limiti. Pro Terzigno che cerca la fuga in area di rigore. Atterrato il calciatore della Pro Terzigno, precisamente il numero Cesarano è stato l'autore di questa iniziativa che ha prodotto la punizione. Vediamo lo sviluppo. Sulla palla c'è il numero 11, ossia Rocco, e c'è anche Miranda. Punizione, si costruisce una barriera. Il sinistro di Miranda, bellissimo questo tiro, questa punizione che porta la squadra della Pro Terzigno nell'area di rigore avversaria. Poter raddoppiare, intanto c'è un ulteriore fallo, atterra Miranda. Atterrato Miranda, l'arbitro fa l'osservatore in questo caso, verifica cosa sia successo. Si rialza il calciatore, punizione. Biancorossi in avanti, la triangolazione, l'apertura in area di rigore, la Pro Terzigno va vicino al secondo gol con Rocco, no scusate, con De Carlo. De Carlo, De Carlo va vicino al gol, eccolo nelle immagini. Miranda recupera palla, ancora De Carlo, poi Federico Valerio, biancorossi che recuperano la palla al numero 11, Gorga. Molta combattuta questa partita, molto agonistica. Pallone a centrocampo. Cesarano, passaggio arretrato, fallo, attenzione. Per l'arbitro è punizione. Punizione battuta, sfera al numero 7 La Cera, ma l'arbitro ferma il gioco e fa ripetere la punizione. Valerio, caldo, vale! Pro Terzigno in avanti. Pro Terzigno avanza. Lancio in area di rigore, deviazione del pallone. C'è stato un fallo, per l'arbitro è punizione, fallo a centrocampo. La Pro Terzigno vince per una rete a zero contro l'Arsenal. Il lancio in profondità. Ingenito, per Ingenito è un gioco da ragazzi parare questo pallone. Il lancio oltre il centrocampo, ci prova la Pro Terzigno, attenzione, c'è una deviazione quasi errata del numero 5 Capezzuto, è dovuto intervenire il portiere Petrelli per neutralizzare il secondo gol. Ancora la palla a terra di Federico Valerio, passaggio arretrato al numero 2 Romano. Pallone a centrocampo, ancora Federico Valerio in gioco, poi Miranda, per l'arbitro è punizione, fallo su Miranda, giocatore molto utile, no sul Rocco, no Miranda, esatto, Miranda, fallo su Miranda, punizione. Ed ecco Rocco nelle immagini, che batte la punizione. Il destro, il numero 7 La Cerra,
e ottiene una rimessa laterale la Cerra. La Cerra ottiene una rimessa laterale. Ecco la Cerra nelle immagini. Pallone ai limiti. Biancorossi che recuperano in un secondo momento. La sfera praticamente viene fermata da Di Donna. Il passaggio in profondità di Rocco. Attenzione, c'è un disguido. La Proterzigno potrebbe raddoppiare il risultato. Una Proterzigno che è scesa in campo molto determinata, come ho detto già in anteprima. Una squadra che in realtà sta disputando una grande gara. Rimessa laterale per la squadra, intanto a punizione, fallo. Il lancio in area di rigore fermato dai verderossi. Ed ecco appunto Federico Valerio, ed ecco che scatta appunto l'avanzata e l'offensiva da parte della squadra del Proterzigno, che continua a mietere il gioco in modo positivo, sposta il gioco sul laterale sinistro, si cerca una triangolazione con Miranda. Eccolo Miranda, il regista della Proterzigno, un giocatore molto valido. Verderossi in avanti, avanzano col numero 8 però Iacoletti, l'Arsenal recupera palla, anche se la Proterzigno continua a gestire molto bene il gioco a centrocampo. Proterzigno ancora in azione, si cerca una triangolazione, Federico Valerio, la palla spostata sul laterale destro al numero 7 la Cerra. Federico Valerio, la Cerra, Verderossi in azione, pallone al numero 1 Ingenito, sfera al numero 6 Di Donna, bravissimo Di Donna, la finta, la palla al numero 7 la Cerra, sposta il gioco in orizzontale, palla che però termina fuori, ottima l'idea. In gioco ancora l'Arsenal e poi c'è un fallo, punizione secondo l'arbitro. Punizione battuta, i verderossi avanzano, cercano di poter essere concreti in fase offensiva, palla sul laterale sinistro, la triangolazione, pallone a Miranda, il cross, attenzione, potrebbe raddoppiare il risultato, vicino al gol la squadra della Proterzigno che adesso davvero fa paura, ottiene un corner. La Proterzigno del presidente Casillo ha l'opportunità di poter raddoppiare il risultato e mettere al sicuro lo stesso. Il cross in area di rigore, rete vicino al gol, palo della Proterzigno che è andata vicino al gol di nuovo. Davvero la Proterzigno sta dominando in lungo e largo la fase offensiva, ma tutta la partita. Ancora la Proterzigno in area di rigore. Il Miranda è in difficoltà, l'Arsenal è in difficoltà, attenzione, ancora la Proterzigno in azione di gioco, pallone sul laterale sinistro, la triangolazione in elettrico, l'assist, il tiro finale vicino al gol, la Proterzigno ottiene anche un corner. Corner, Proterzigno in azione. Il cross in area di rigore, però giunge ai biancorossi la palla, la sfera nelle mani di Petrelli. Pallone al numero 9, Somma. Palla fuori.
Rimessa laterale per la Proterzigno, che continua a mietere gioco. Biancorossi che gestiscono il gioco, quelli dell'Arsenal. Insomma, possiamo dire che comunque il mercato di dicembre è una data importante per questi campionati, in quanto l'inserimento, l'innesto di alcuni calciatori può determinare la variabilità comportamentale della squadra poi successivamente. Infatti la Proterzigno è un segno vincente, dicembre è stato un buon segnale positivo. Oggi si trova in realtà a vincere questa gara contro una squadra che comunque è stata abbastanza dura nella prima parte del campionato, e adesso la Proterzigno in pratica con questo risultato di 1-0 recuperando i 3 punti in classifica. Vediamo azione dell'Arsenal che però viene perso, c'è un contrasto. Allora, in questo momento ci troviamo che la Proterzigno a quota 25 ed è a 4 punti dalla zona playoff. Davvero un risultato eclatante per la Proterzigno, e raggiunge addirittura in questo momento, non conosciamo il risultato, di San Vincenzo. Pallone nelle mani del portiere Ingenito ed ecco che la Proterzigno ha la possibilità di raddoppiare il risultato. Ci prova in questo caso portandosi in area di rigore. Tiro finale, pallone nelle mani del numero 1 Petrelli, che blocca il tiro in realtà di De Carlo. Di nuovo ha messo in crisi la difesa dell'Arsenal. Ancora la Proterzigno in azione, palla fermata dal numero 7 Lacerra, palla fuori, di nuovo in azione ed ecco in avanti di nuovo. Quindi possiamo dire che in un certo senso, quindi in realtà le squadre che sono nella zona playoff giocano tutti in casa, la maggior parte, come la Virtus di Giorgio, l'Inter Campania, però dobbiamo vedere lo sviluppo di questi risultati. Diciamo che comunque anche il San Vincenzo United gioca praticamente in casa, però in questo momento la squadra della Proterzigno si trova a quota 25 punti, una quota molto elevata, una quota importante, una quota giusta per poter lottare per la zona playoff. Ce la potrebbe fare, intanto c'è un fallo. Ecco, invece troviamo appunto che il Giovi, il quale è a quota 29, giocherebbe a San Giglio. Il San Giglio giustamente lotta per la salvezza e potrebbe vincere questa partita, in modo tale che in realtà il Giovi, fermandosi a quota 29, intanto la Proterzigno avanza cercando di poter contrastare l'attacco dell'Arsenal, ci riesce molto bene. L'arbitro infatti nel frattempo ha fischiato la punizione, quindi ci sono buone possibilità che la Proterzigno possa accedere ai playoff. Batte Ingenito, il lancio, c'è un fallo, attenzione, punizione. L'arbitro chiama l'assistenza infermieristica. Ecco, giocatore a terra dell'Arsenal, messa arbitrale. Thank you.
passaggio arretrato al portiere Petrelli. Tanto c'è un fallo a centrocampo. Bravissimo la Cerra che recupera molto bene la palla. De Carlo c'è la possibilità di raddoppiare il risultato. L'Arsenal recupera. Il lancio di sinistro viene fermato dal numero 7 la Cerra. Grande partita la sua. Palla a terra di Miranda. Punizione. Arsenal in azione. Pallone che viene fermato. Federico Valerio. Il lancio in profondità a centrocampo. Federico Valerio. Deviazione, rimessa laterale. Federico Valerio, la triangolazione, ci si riporta in avanti, pallone che viene fermato dall'Arsenal che si rilancia in avanti cercando di poter riuscire a creare un'iniziativa degna di nota. Lo fa col numero 7 Saggese, ci prova. Passaggio arretrato, numero 8 Iacoletti. Giraudo. Pallone a Capezzuto. Ancora il numero 3 Garaffa. Il lancio termina sul fondo senza produrre effetti speciali. Fondo area. Incenito. Deviazione. Lancio in verticale, c'è la possibilità di poter raddoppiare il risultato, ci prova adesso appunto il numero 10 Miranda, il cross in area di rigore, deviazione, ancora Miranda in gioco, palla fuori, rimessa laterale per la Pro Terzigno che si è incanalata nella strada giusta per poter vincere questa gara in modo spettacolare. Il sinistro, pallone fermato dei biancorossi e c'è un corner. L'arbitro fa continuare. Bravissimo il numero 2 Romano. Palla fermata. Federico Valerio. Ruocco. Si cerca una triangolazione. E l'Arsenal poi recupera palla. Bravo il difensore della Pro Terzigno che spedisce la palla fuori. Una Pro Terzigno che è davvero sta offrendo grande spettacolo qui allo stadio di San Giuseppe Vesuviano. Ricordiamo che la partita viene disputata qui allo stadio di San Giuseppe Vesuviano. Quindi allo stadio, scusate, di Poggiomarino. Alla struttura Aurora, quindi di nuovo in gioco. Lo stadio si trova a confine tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. In
Intanto punizione per l'Arsenal. Precede, ma mi manca tu, precede, sì. Però il destro, bravissimo il difensore rossoverde Cesarano che spedisce la palla fuori. Intanto poi l'arbitro richiama l'attenzione sulla palla che è uscita fuori dal rettangolo di gioco quando ci avviamo verso la fine del primo tempo. Ancora la Protersigno in azione, una bella realtà quella creata dal presidente Casillo, una realtà che fa emergere la positività nell'ambito sportivo e calcistico. Tanto fallo, punizione. Cerca una triangolazione, palla in out, la Cerra. Punizione. Biancorossi in avanti. Il lancio. Fallo, punizione secondo l'arbitro. Partono i giocatori della Protersigno. Il lancio a cercare De Carlo, il centravanti di sfondamento della squadra. Pallone per Miranda. C'è la possibilità adesso di realizzare un'occasione, un'azione degna di nota. Lo fa in questo caso in avanti Federico Valerio, poi la sfera viene deviata, rimessa laterale. Per i biancorossi dell'Arsenal, anzi è fondo area. Il lancio. Federico Valerio cerca di conquistare palla. Gira, gira! Biancorossi in azione. Fallo, punizione. Tiro finale, bravissimo il portiere Incenito che respinge con immediati riflessi pronti il tiro dell'attacco dell'Arsenal. Intanto c'è l'avanzata. Pallone per Miranda. Il sinistro, l'apertura in fase offensiva. Pallone che viene bloccato. Thank you.
deviazione. Palla sviluppata sul laterale sinistro, il tacco recuperato dall'Arsenal, pallone in gioco per la Cerra, il tackle, sfera che termina fuori. Ci avviamo verso la fine del primo tempo con la Pro Terzigno in vantaggio per 1-0. Fallo per l'Arsenal, punizione. Punizione per l'Arsenal, ci prova sul pallone, c'è il numero 10 Gioia, il numero 11 Gorga, poi va via, poi c'è il numero 3 Garaffa, quindi Garaffa e Gioia. Intanto c'è una barriera per la squadra della Pro Terzigno e l'arbitro fischia una presunta posizione regolare o un fallo in area di rigore, pertanto è fondo area. Pro Terzigno in azione, il lancio in profondità, fallo. Gioia, portiere che è a terra, è accasciato, l'arbitro ferma il gioco. Rimessa laterale, batte il numero 7 la Cerra, poi la sfera viene di nuovo riconsegnata alla squadra ospite. Ricordiamo il risultato: Pro Terzigno 1, Arsenal 0, ed ecco l'Arsenal ci prova in profondità, ma la sfera viene persa. Ci avviamo verso le conclusioni di questo primo tempo. C'è un fallo sul numero 8 Federico Valerio, quindi punizione. Batte il numero 6 di Donna, in lancio, in verticale, ribattuto. L'Arsenal cerca di poter andare in gol, ma la sfera con il numero 10 Gioia termina sul fondo. Batte in genito. Federico Valerio, passaggio arretrato, la triangolazione ancora, Federico Valerio, si cerca un'apertura sulla laterale sinistra, ancora Federico Valerio, i biancorossi recuperano dell'Arsenal. L'apertura sulla in fase avanzata. La triangolazione, il cross termina fuori la palla,
fondo aria. L'Arsenal in questo caso non concretizza la sua iniziativa. Finisce il primo tempo, Protersigno 1-0. Grazie alla